Adesso però andiamo al telefono, il nostro piacere poter dare il buon pomeriggio a Vincenzo Pisacane in collegamento. Ciao Vincenzo. Buon pomeriggio. Un piacere ritrovarti, con te ovviamente si può parlare di tutto, però cominciamo proprio da quello che è il tuo lavoro. Il fatto che Gianluca Gaetano abbia esordito in Serie A non può che essere un vanto per il movimento calcistico campano, tu lo rappresenti benissimo, anche grazie a quelli che sono gli importanti miglioramenti di Tutino, dello stesso Palmiero, che abbiamo ascoltato tra l'altro qualche volta proprio qui ai nostri microfoni a Calcio Napoli 24 Live, grazie anche al contributo dell'addetto stampa del Cosenza. Ad ogni modo però vorrei chiedere a te a questo punto quale futuro per i tuoi assistiti. Abbiamo sentito anche qualche ipotesi legata a Lecce e sarebbe bello sapere il tuo parere in merito. Guarda, hanno avuto una crescita importante, quindi è giusto che squadre di Serie A si stiano interessando a loro, credo che sia normale, che sia giusto, sono giovani estremamente interessanti, quindi fa piacere ovviamente. Lecce è una piazza importante, io però col direttore sinceramente non ne ho mai parlato se non lo scorso anno. So che Fabio Liverani l'apprezza veramente tanto, sia Gennaro Tutino che Palmiero. Vedremo più in là, il mercato non è ancora aperto, credo che sia giusto aspettare un altro po' e poi parlare di mercato. Vincenzo, quindi a livello programmatico è il momento della Serie A che magari anche con un minutaggio inferiore, o meglio proseguire sulla Serie B con la sicurezza di una titolarità? Guarda, io sono sempre dell'idea che i giovani devono giocare. Okay. Però io credo che loro abbiano fatto vedere che in Serie B ci stanno e ci stanno alla grande, e quindi è giusto fare un passo in avanti e provare ad imporsi anche in Serie A. Ovviamente tornare in B è facile, nel senso quello lo puoi fare subito, però credo che siano pronti entrambi per affacciarsi al calcio tra virgolette dei grandi e che possano imporsi anche lì. È la mia speranza, ma credo che sia la speranza anche del Napoli, perché parlando anche col direttore anche loro sono della stessa idea, sia Gennaro che Luca credo che siano pronti per fare il grande salto. Ma non proveranno, Vincenzo, nemmeno una chance in ritiro con Carlo Ancelotti? Guarda, questo ne abbiamo parlato e si verificherà più in là, si capirà un pochettino. Andare in ritiro giusto per andarci è inutile, credo che sia giusto che entrambi vadano in ritiro veramente per essere visionati, e questo lo deciderà il Napoli, lo decideremo insieme. Ci sarà un incontro sicuramente a breve con il direttore, ma già c'è stato e lui mi ha espresso la volontà di portarli entrambi. Vedremo un attimino poi quando finirà il campionato se il mister sarà d'accordo a fare questo. Vincenzo, tu rappresenti anche un'altra conoscenza del Napoli, Ciciretti. Già avete parlato del suo futuro oppure no? È ancora presto al momento? No, al momento è ancora presto. Di Amato ti dico, purtroppo non ha fatto una grandissima stagione e mi dispiace tanto, però sono convinto che sia un giocatore veramente importante e che possa fare la Serie A veramente a grandi livelli, quindi spero che l'anno prossimo riesca a imporsi di più ovunque andrà. Ultima domanda, Vincenzo, a proposito di un altro dei tuoi assistiti, Danilo D'Ambrosio. In passato sei sempre stato abbastanza criptico sulle sue possibilità di vestire la maglia azzurra, e quindi non voglio chiedertelo, però voglio sapere, almeno vorrei, le tue sensazioni rispetto al prossimo impegno che vede proprio contrapposti i nerazzurri ed il Napoli. Ti chiedo se sarai al San Paolo, ti chiedo che atteggiamento ti aspetti, non tanto da parte del Napoli, che ovviamente in casa vorrà fare bella figura con il suo pubblico, ma da parte dell'Inter, che ha messo, secondo me scontata, però la vittoria di questa sera contro il Chievo Verona, poi dovrà fare di tutto per espugnare il San Paolo. Guarda, io in realtà sono penso 3 anni che non vado allo stadio quando c'è la partita Napoli-Inter, quindi evito sempre di farlo. Perfetto. Mi auguro anch'io, come hai detto tu, che i giochi almeno siano fatti e quindi posso andare tranquillamente senza avere l'ansia che mi sarebbe venuta in altri casi, quindi non so se sarò allo stadio o meno, però sarà sicuramente una partita bella da vedere, perché sono due squadre importanti,
sono due squadre che si sono sempre comunque giocate un posto in Champions negli ultimi anni, quindi sicuramente sarà una partita molto bella da vedere. È stata un po' una maledizione, no? Perché insomma all'epoca non si concretizzò l'arrivo di D'Ambrosio al Napoli, e da allora il Napoli sta ancora cercando un terzino destro anche per la prossima stagione. Sono certo che lo troverà. Certo, saranno bravi, sicuramente hanno un direttore sportivo e uno staff molto importante, quindi sono sicuro che loro un terzino destro lo troveranno, e sono sicuro che troveranno uno valido e che possa in questo momento valere quello che può valere in questo momento D'Ambrosio. In poche parole, Danilo resta a Milano. Credo di sì, credo che, ripeto, il calcio è in continua evoluzione, però lui sta certo. Molto molto bene all'Inter, è tanti anni che c'è, il vice capitano, quindi credo di sì, però ripeto, è talmente veloce il calcio che posso, mi potete smentire domani mattina, quindi non vorrei esprimermi. Fai bene a ribadirlo, Vincenzo, perché noi lo facciamo tutti i giorni, anche per chi ci segue da casa, che a volte magari si trova un po' spaesato nel marasma del mercato, però è effettivamente così, quello che è vero oggi potrebbe non essere più domattina. Guarda, è talmente rapido, ma ti dico per assurdo, ti faccio l'esempio di un altro mio giocatore, che è Anastasio, che è andato a Cosenza, ha fatto male, è andato a Monza, ha fatto benissimo, da che forse non lo cercava neanche più la mamma a casa, adesso è sulla bocca di tutti e tutti lo vorrebbero. Purtroppo questo è il calcio, non si può mai sapere quello che succede. Esatto, e ovviamente in bocca al lupo anche ad Anastasio, ed un saluto ed un ringraziamento a te, Vincenzo. Grazie a voi. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio. Ed un abbraccio alla gente. Ciao. Vincenzo Pisacane.